Buonasera, ben trovati un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Questa sera ci troviamo nella nostra redazione per darvi conto di alcune segnalazioni che ci sono arrivate sui tempi di attesa in sanità. In particolare ci sono arrivati due referti, che adesso vi facciamo vedere, più che due referti, due prenotazioni per effettuare in un caso una visita di controllo oculistica e nell'altro una mammografia bilaterale. Non si tratta certo di controlli urgenti, ma pensate che è una signora classe 1931, quindi stiamo parlando di una signora anziana. È stato dato un appuntamento l'8 maggio 2017 all'ospedale, non all'ospedale San Donato, ma in via Guadagnoli alla ASL di Arezzo, in uno dei presidi della città. In un altro caso, invece, qui parliamo infatti dell'ospedale San Donato per la radiologia, quindi settore radiologia, mammografia bilaterale, in questo caso a una persona più giovane. Comunque sia, è stato dato appuntamento, leggo bene, il 2 marzo 2018. Vi rendete conto? Il 2 marzo 2018. Quindi questa persona deve aspettare quasi un anno e mezzo per fare una mammografia che non sarà urgente, ma insomma ditemi voi se è normale aspettare un anno e mezzo per fare una mammografia. Proprio il tema del tempo, quanto tempo ci vuole a fare una visita o un controllo. Quando siamo andati per la trasmissione Nero su Bianco fuori dal San Donato a sentire gli aretini, è stato quello più sentito, cioè la gente si lamenta soprattutto di questo. Sentiamo. Se paghi fai, se non paghi non fa un cazzo. Niente. Niente. Quindi conviene andare dal privato. Cioè, Ho ho pagato. pagato per avere che, di che prestazioni. La ventoscopia e una visita. Tempistica? No, i tempi. Ah, quella. Da ieri sera stamani. Ah, quindi è come se fosse da privato praticamente. Di fatto. 140 euro. Quindi così si ottiene subito. Sì. Se no? Niente. Niente. E maggio. Maggio. Sanità è migliorata, è peggiorata, come la vedi? Più o meno Sempre siamo sempre uguali. Comunque non ci si può lamentare in Italia, uguale. c'è di C'è di peggio. peggio. Girando per il mondo c'è molto di peggio. Per cui insomma, se uno sta male in Italia ancora se la cava. La cura scienza. Sì, bisogna stare male. Cioè, se uno sta così e così, la prevenzione è un po' meno curata, però insomma, se uno sta male in Italia ancora se la cava. Cioè, secondo lei è una spinta anche verso, diciamo, la privatizzazione della sanità? Enorme, enorme. Quasi invitano il cittadino Sì, a. sì. È indubbio. È migliorata o no, secondo lei, o è peggiorata? Ad Arezzo funziona Funziona benissimo, bene. sì. Quindi ci possiamo ritenere fortunati. Sì, molto. Cos'è che apprezza di più? Tutto, tutti i servizi che fanno all'ospedale. Il CUP è un po'. Insomma, Ma lascia lascia ma desiderare. sui tempi di attesa o su No, no, no? per tutto, anche per, cioè, sui tempi di attesa che dobbiamo avere per poter prenotare anche. Si parla di mesi. Esatto. Quindi No, lei. io ho detto sui tempi che dobbiamo Ah, quando aspettare andate per lì? poter Ah, prenotare. ok. Quindi il giorno che uno va lì a tentare di prenotare, Esatto, passa troppo tempo. esatto. Invece l'esame quanto ci vuole ottenere? No, quello è Sì, facile, abbastanza sì. studiato. Poi dipende dai problemi che hanno le persone, Certo, insomma. Se è certo, urgente viene fatto entro una settimana, un mese, due. certo. Quindi le lamentele che sento ogni tanto secondo me sono ingiustificate perché Sì, sono possiamo sì, sono ritenerci. ingiustificate, esatto. È stata il Perché? CUP, no? Sì. Che ne pensa? Hai organizzato bene? Ah, non lo so, io oggi ho fatto svelta, ieri ce n'era 35 avanti. Ma gliel'hanno dato presto l'esame? No, no, per l'amor di Dio, a Quando? A gennaio, gennaio. sì. Quindi tocca aspettare. Per forza. È sempre così o altre volte è meglio andare? Non lo so, io sinceramente non è che, ma più o meno Siamo a quei siamo sì a livelli, a questi quei livelli. Ha livelli. mai pensato di andare dal privato per fare prima? Ho capito, ma e allora con tutte Le quello che, le tasse. tasse che si paga e tutto il resto, voglio dire, anche, e poi la pensione è quella che è Quindi peggiorata. peggiora dove? In che modo? In In cosa? tutti i sensi. Tipo? Perché sono andata a appuntamento per fare la risonanza Sì. e me l'ha andata, la dottoressa me l'ha fatta fra 6 mesi o un anno e ho il dolore da 6 mesi Quindi è al un bel ginocchio. problema. Problema è grosso. Pensa di andare da privatamente o comunque la farà col pubblico? Privata ho telefonato, mi hanno detto 150 euro per farla al ginocchio e sono 6 mesi che non dormo dal dolore.
Quindi insomma anche chi ha problemi, chi ha dolori, gli danno questi appuntamenti a, a distanza lunga? Io non lo so, solo a me, perché a un'altra, a una mia amica gliel'ha andata, dopo una settimana gliel'ha andata l'appuntamento, è stata al coupé come me. Insomma, gli aretini sembrano, come dire, contrariati proprio soprattutto dai tempi di attesa, e certo, quando hai un appuntamento come abbiamo visto il 2 marzo 2018 per una mammografia, maggio 2017 per una visita oculistica anche per una signora anziana, insomma, chi può, probabilmente chi ha possibilità va privatamente o anche tramite l'ASL oppure direttamente da privati, e purtroppo però chi non può deve aspettare questa tempistica. Ci rivediamo domani con Peppe Marconi, che tornerà sicuramente tra di noi. Buona serata.